Antonio Orof da Benevento, uno degli uomini della comunicazione di People, uno dei gangli vitali proprio di questo splendido circuito, un giornalista d'esperienza, ma un giornalista che viene dalla politica e che di poker fino a qualche mese fa masticava poco o nulla addirittura. Antonio, questo passaggio com'è stato? Diciamo che il passaggio è avvenuto in maniera naturale e casuale. Io masticavo qualcosa del poker, ma più che altro come appassionato, come giocatore che insomma si dilettava e quindi guardava a questo mondo con una certa curiosità e un certo interesse. Il passaggio è stato simpatico, mi sono divertito tantissimo. Il circuito di People's è un circuito avvincente, affascinante e per certi versi ancora a misura d'uomo nonostante i numeri giganteschi. So che il tuo partito, naturalmente non diciamo qual è, ha vinto le elezioni. Ti faccio una domanda: un sindaco può definirsi il chips leader del momento? No, sono troppe diverse le variabili rispetto a un gioco che, per quanto possa essere diciamo assimilabile anche a dinamiche reali e quelle della vita e quindi della politica, mantengono diciamo una diversità, perché il piano del gioco resta bidimensionale, resta comunque quello del tavolo, mentre nelle variabili che incidono sull'attività dell'amministrazione, della vita politica, degli affari quotidiani che insomma e degli affanni quotidiani che poi interessano un po' tutti noi, ci sono diversi fattori da prendere in considerazione e alle volte diciamo non bastano le chips, serve anche un portato di sentimenti. Però nel gioco serve abilità, ma serve anche tanta fortuna. In politica la fortuna serve? Ah certo, sicuramente. Senza la fortuna, ma io penso che nella vita serva la fortuna. Senza la fortuna non è facile mettere a frutto i talenti, non è facile realizzare diciamo quello che è il progetto che ci si affida, che si vuole realizzare. Questo vale in tutti i campi, insomma la fortuna è una componente decisiva nel gioco, poi figuriamoci. Certo, un bello scontro ai tavoli con Olin, con Scoppiate, con Doncate, con tutto quello che appartiene al gergo del poker. Un bello scontro in consiglio comunale, dove c'è più rabbia? Mentre al giocatore è consentito di avere un colpo di testa, di andare oltre gli schemi per un abile politico o amministratore, diciamo il sangue freddo dovrebbe costituire la base senza la quale nemmeno partire. Antonio Orof, che si è rivelato una volta in più non solo un bravissimo giornalista ma anche un bravissimo politico. Antonio, grazie per essere stato grazie con noi. Grazie a te, grazie a voi. Ciao a tutti. Ciao.